centrale e quindi che il paziente è semicosciente e che ha bisogno di una trasfusione di sangue Ok, hai visto subito la centrale. Nell'ambito dell'iniziativa Itinerari nel Borgo Antico, organizzata dall'amministrazione comunale, siamo con Giuseppe Palumbo, il disegnatore di Diabolic. Buonasera a tutti. Allora, signor Palumbo. Uh, come, uh, come fa un, uh, un disegnatore a, a passare dalla parte teoricamente del cattivo a quella, quella di, di Diabolic? <ride> Beh, in ogni caso gli, sappiamo, sai bene che tutti, tutti i personaggi cattivi sono quelli che amiamo di più alla fine. Eh? Eh, sì, ci sono personaggi come Superman, come Topolino, se vuoi, eh, ma sono troppo buoni. Alla fine chi preferiamo? Preferiamo i cavalieri oscuri come Batman oppure i re del terrore come, come Diabolik quindi non è, fa non, è, non è difficile fare questo salto. Perché è più stimolante, più avventuroso. no? Ecco, eh, in realtà la matita di, eh, di, di Palumbo si presta anche a saltare dall'altro lato della barricata. Perché sappiamo che eh, è anche il disegnatore di, di Martin Mistero, uno che i misteri li risolve. Eh, certo, in quel caso lui è veramente un eroe positivo, ecco, rispetto, rispetto a quel criminale di Diabolico. Eh, sì, diciamo che a me il fumetto piace moltissimo come linguaggio. Per cui io posso dire, dopo più di 25 anni di attività, di aver disegnato molti fumetti diversissimi tra di loro. Ho disegnato per esempio anche per allora, il mercato giapponese, per esempio, dove eh, con il mio stile ho interpretato il modo di raccontare eh, tipico della, eh, del fumetto cosiddetto manga, ecco in giapponese. Eh, ho, ho avuto anche qualche piccola collaborazione con case editrici americane, ho eh, disegnato supereroi. Quindi, dal fumetto popolare italiano, quello americano, quello giapponese, quello francese anche, mi sono divertito a spaziare tra le varie possibilità che il, questo linguaggio mi offre. Eh, il signor Palumbo è il disegnatore di personaggi, di soggetti che già esistono, ma è anche l'autore di tantissime opere, fra le quali quella che sta presentando in questi giorni, che è L'Elmo e la Rivolta. Perché un appassionato del fumetto dovrebbe leggere L'Elmo e la Rivolta? Eh, un appassionato dovrebbe leggerlo perché è il primo esperimento, se vogliamo, di un fumetto ehm, saggio. Cioè, ehm, noi, chi ha frequentato l'università, chi sa che gli esami si preparano su dei testi alle volte un po' pesanti che, eh, di, di, così, di specialistica su determinati temi. Ecco, l'Elmo e la Rivolta è un testo dalla caratura, dal valore di un, di un saggio universitario, realizzato questa volta con il linguaggio dei fumetti, per rendere più stimolante la lettura, non più semplice, attenzione, semplicemente più stimolante, più ricca, più coinvolgente, se vogliamo, che è una delle caratteristiche migliori del linguaggio dei fumetti, quella di riuscire a catturare l'attenzione e... Eh, trascinarti dentro il, il mondi che queste immagini e questo linguaggio riescono a evocare. Allora, se riusciamo, e quindi questo è l'invito rivolto ai, agli appassionati di Fumetto: se riusciamo a coinvolgere l'attenzione, la passione di un lettore di Fumetti anche su temi apparentemente eh, difficili, come quelli trattati all'interno dell'Elmo e la Rivolta, beh, io allora sono contento e il lettore troverà da leggere una cosa veramente interessante. Tra qualche minuto Palumbo inizierà un workshop con i bambini, con i ragazzi eh, del, della libreria Amelin. Che poi è stata colei che ha animato in parte questo, eh, questo incontro. Ci rivelava qualche secondo fa che uno dei ragazzi insomma, presenti le ha detto: Lei è disegnatore di Diabolica <ride> me lo aspettavo più macro. Cioè... E quindi c'è la possibilità di incontrare queste, insomma, questi personaggi. Sì, assolutamente. E la, la cosa più divertente di questi incontri è avere un contatto diretto con. Bambi, I bambini soprattutto, diciamo, ma in generale gli appassionati vivono uh, questa, la dimensione dell'autore, dell del, eh, come una dimensione mitica, poi quando lo ritrovano, magari con un po' di pancia, <ride> tutto diventa più, più friendly, più uh, amichevole, più vicino. Più, eh, e io sono contento che si crei subito questo clima perché eh, mi piace moltissimo condividere con gli altri eh, le mie esperienze, le mie, eh, le mie passioni, i miei trucchi. Se vuoi, no? eh, anche perché io ho imparato così: attraverso la condivisione con altri autori, con altri disegnatori che magari più grandi di me hanno, mi hanno passato le loro conoscenze in questa forma così amichevole. Eh. Perfetto, noi ringraziamo il signor Palumbo e gli auguriamo buon lavoro insomma, nella sua provincia. Arrivederci.